Ho un nuovo pezzo per la mia collezione di farfalle. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di scrapbooking davvero bello. Vi insegnerò due cose in una: a fare una cornice semplicemente con un foglio di carta e poi trasformare quella cornice in un quadretto che accoglierà una bellissima farfalla da aggiungere alla miriade di farfalle che abbiamo fatto su Arte per te. Ma non vi preoccupare, è una farfalla cruelty free, una farfalla in carta, anche se poi il risultato finale non lo lascia affatto intravedere. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccolo un corrente per fare la nostra cornice di carta, che poi diventerà un quadretto di carta. Per fare la cornice di carta ci servirà soltanto un foglio di carta decorato e un righello, un bulino per fare le pieghe, una matita, una base morbida. Potrebbe anche occorrerci un puntino di colla, anche la colla stick va benissimo. Occorrerà anche un pezzettino di scotch biadesivo. Fatta la mia cornice, io farò un bel quadretto con essa e metterò all'interno un fondo, quindi un cartoncino che ci stia bene come fantasia, e poi voglio fare un quadretto che contenga una bella farfalla che intaglierò con la Big Shot. Quindi fustella a farfalla, io la Big Shot Express, questa qui senza manovella, e la potete trovare a un prezzo convenientissimo sul sito che me l'ha mandata, che è appunto il sito Creabello. Trovate il link qua sotto nel box informazioni e vedrete, comparando i prezzi, che effettivamente ha i più convenienti ed è un'azienda molto seria. Poi mi occorrerà una spatolina, un paio di forbici, abbiamo detto, o il tagliabalza, e poi decorerò la mia farfalla con delle paste glitterate. Per creare le vostre paste glitterate, guardate dove c'è la i col pallino, perché vi si sta dischiudendo adesso il video dove vi insegno a farle. Cominciamo subito. Su un foglio di carta, dal retro rispetto a quello che vogliamo essere la nostra fantasia finale, prendiamo una larghezza che sia 22 cm. Ora io parto qui da 3 perché voglio che la mia carta sia tutta più centrata verso l'azzurro, quindi prenderò 22 cm qui e anche qui sotto parto da 3. Per una cornice larga, poi alla fine come alloggiamento interno, 12 cm. Fatto questo, un centimetro, un centimetro e mezzo, un centimetro e un altro centimetro e mezzo, quindi stacco 5 centimetri, ok? Stessa cosa faccio dall'altra parte. Arrivati a questo punto, mi conviene segnare questa parte. Stabilisco l'altezza della mia cornice, che voglio che sia 9, quindi prendo dall'ultimo punto 9 centimetri e rifaccio anche da questa parte un centimetro e mezzo, un centimetro, un centimetro e mezzo e un centimetro. Anche di qui 9 centimetri e quindi un centimetro e mezzo, un centimetro, un centimetro e mezzo e un centimetro. E segno anche qui il mio primo punto, in modo da avere la larghezza del fondo della cornice. E segno anche l'ultimo punto, perché è quello dove poi dovrò tagliare la carta. Prendo le forbici e ritaglio. Quello che avrete a questo punto sarà un rettangolo che sia 22 cm per 19 cm. Allora, sui 19 cm abbiamo già segnato un centimetro, un centimetro e mezzo, un centimetro, un centimetro e mezzo, e poi dopo la linea dei 9 cm che vogliamo sia la larghezza della nostra cornice, un altro centimetro e mezzo, un altro centimetro, un altro centimetro e mezzo e un altro centimetro. Ora dobbiamo fare la stessa cosa anche sui margini superiore e inferiore, ricordandoci che dall'esterno verso l'interno segneremo un centimetro,
1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm. Quindi anche da questo lato 1 cm, 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm. Rimaniamo esterni, quindi 1 cm, 1,5 cm, 1 cm e 1,5 cm. Così anche da quest'altro lato uniamo anche qua i punti più stretti in modo da avere esattamente il fondo della nostra cornice. 1 e 2. Ora non so se riuscite a vederla, ma il fondo della nostra cornice, quindi quello che lei conterrà, sarà questo rettangolo. Tracciamo anche le altre linee e di questo vi faccio una foto che poi vi metto come schema sulla mia pagina Facebook. Schema cornice di carta, cercate. Ora abbiamo la prima linea, passiamo alla seconda proprio nella parte più interna e segniamo 1 cm a destra e 1 cm a sinistra. Stessa cosa facciamo nella parte superiore. 1 cm a destra e 1 cm a sinistra e segniamo le verticali così. Ok? Facciamo la stessa cosa anche nella parte inferiore. Dall'esterno, dall'angolo esterno verso l'angolo interno del quadrato che si forma, creiamo una diagonale, così, e facciamo la stessa cosa anche nel quadrato inferiore, però dall'interno verso l'esterno, così. Questo angolo possiamo anche eliminarlo, quindi vi faccio prima un angolo e poi vi faccio vedere gli altri, e quindi eliminiamo anche questo, questo e questo. Quello che dobbiamo avere è questo, quindi elimineremo tutta questa zona di questa zona, faremo un angolo che dall'esterno vada verso l'interno, così, nel quadratino inferiore invece dall'interno si andrà verso l'esterno e si ritaglierà tutto il resto. Quello che avremo sarà questo. Ora su tutte le linee ripassiamo con il bulino. Adesso pieghiamo prima i lati dritti, ok? Quello che avremo sarà questo e poi pieghiamo anche i lati con i tagli di sbiego. Ora fate in modo che il lato col taglio dritto entri in qualche maniera all'interno di quello col taglio di sbiego, così, voilà, in modo che l'angolo venga perfetto. Però io ovviamente fisserò tutto con un punto di colla, quindi chiudiamo prima quelli con i lati dritti e chiudiamo dopo quelli con i tagli di sbiego, che dovranno andare sopra a quelli coi tagli dritti, quindi fate in modo di acciuffarli nella chiusura. Una volta che ogni cosa è al suo posto, incollate bene. Ed ecco qui un modo semplice e veloce per fare una cornicetta di carta. Se quello che ti interessava conoscere era questo, puoi stoppare quel video. Se invece vuoi vedere come abbellisco e come faccio diventare questa cornicetta, continua a guardare, perché adesso all'interno metterò una bellissima farfalla a rilievo. Prendo un pezzettino di cartoncino,
che per colore richiami qualche pallino della mia card. Io sporcherò il taglio della carta con un timbro, ma se voi non lo avete potete usare anche una spugnetta con della, una spugnetta con dell'acrilico. E allora, vedete? Questi li compro su AliExpress, questi timbri costano costano veramente pochissimo e servono per rendere un po' meno nuovo, tra virgolette, un po' meno moderno il taglio della carta, sporcandolo un po', dandogli un alone di mistero. Prendo della colla e la appiccico sul fondo, un po' decentrandola. Prendo uno di questi chipboard, che sono degli adesivi spessorati. Voi potete tranquillamente usare gli adesivi. Ho messo un adesivo, ricorda, ok, e adesso creiamo la nostra farfalla. Io come fustella metterò questa. Posizioniamo il tappetino, voilà, quindi mettiamo la nostra fustellina, posizioniamo la carta, prendiamo il secondo tappetino e inseriamo. In avanti, prima fustellata, poi indietro e poi di nuovo in avanti, così siamo sicuri che tutti i buchini vengano fatti. Tiriamo via, che comodo ragazzi, e guardate qua che bella farfalla è venuta fuori. E anche così, volendo, double face. E con un pennellino o con una spatolina o con un bulino o come vi pare, insomma, cominciamo a decorare tutta la nostra farfalla. Sicuramente piegherò le ali e sicuramente farò il corpo centrale in nero. La glitter paste plastificherà anche leggermente il vostro, la vostra farfallina. Apro il verde, prelevo con il pennello e sporco le ali della farfalla, così, molto disordinatamente, ma a raggiera, in modo che rimangano i colpi di pennello. Metto il verde in tutti i punti dove voglio che la mia farfalla abbia un rimando al verde. Quindi aggiungo il turchese. E lo fondo un po' col verde. Prendo il silver, che è l'argentato, poi. E vado nella parte centrale. Il bello del glitter paste è che ha un'asciugatura abbastanza rapida. Ok, facciamo asciugare perfettamente, non vedete più niente. Ok, dopo aver ripassato di glitter paste tutta la nostra farfalletta, eccola qua, facciamola asciugare perfettamente. Prendiamo un pezzettino di scotch spessorato e appiccichiamolo nella parte inferiore del corpo della farfalla. Dobbiamo stare attenti a che non si veda, quindi tagliamolo abbastanza sottile. Quindi piego le alucce, stacco la protezione allo scotch carta spessorato, attacco la mia farfalla sul quadretto, sistemo bene e voilà! Non è meraviglioso? Non è un quadretto ornamentale troppo carino? Sbizzarrite la vostra creatività. Quello che mi premeva farvi vedere oggi era innanzitutto la cornice di carta. Guardate quante ne potete fare per abbellire magari le vostre stanzette un pochettino più sguarnite, e soprattutto, e anche poi come farle diventare dei bellissimi quadretti. Immaginate una bella collezione di farfalle, tutte diverse. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Thank you.
nostra farfalla, visto che bello il nostro quadretto, la nostra cornicetta, ora da questo video traete due cose. Innanzitutto, stavo dicendo insegnamenti che stavo mettendo tra virgolette, traete due ispirazioni. Io non insegno niente a nessuno, vi faccio vedere solo come si fanno le cose. Allora, innanzitutto, come si fa una cornice? Immaginate là dentro quante cose potete metterci, no? Immaginate tutta una paretina con cornicette, o cambiare il colore degli accessori della vostra cameretta, non ci vuole più niente, delle piccole bomboniere di carta, perché no? Pensateci per la comunione, per i battesimi, sarebbe un'idea carinissima. Idea numero uno. Idea numero due, come fare delle variopinte farfalle di carta. Le farfalle di carta potete farle sia col glitter past, ma potete anche adornarle con gli smalti per le unghie, e vi verranno bellissime lo stesso, perché daranno vigore e struttura alla carta, potrete piegarle, le ali rimarranno svolazzanti, e poi dalla mescolare dei colori che andranno a cadenzarsi l'uno dentro l'altro usciranno delle sfumature stupende. E allora, come vi ho fatto vedere nella farfalla fatta di smalti nel corso di disegno di arte per te, quindi andatela a cercare e fate così anche queste farfalle in 3D vere e proprie. Bene, come vedete, anche da un video di creatività spicciola possono uscirne nozioni veramente veramente utili per creare delle cose che potrete anche vendere se diventerete bravi nel farle, e quindi potranno procacciare lavoro in un periodo in cui tanto fiorente questo argomento non è. Prendete tutte le nozioni di arte per te, tutto quello che decido di condividere, come anche un'opportunità per creare dell'artigianato, per creare del lavoro, perché è l'eccellenza che porta al buon artigianato, e a quello dovrete pensarci voi, specializzandovi sempre di più con le proposte che via via vi regalo. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi invece voi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Vi aspetto anche sui miei altri due canali, su Ombretta. Mi raccomando, venite a trovarmi su Ombretta, non venite, non mi interessa parlare con me anche di altro. Oppure su 2x1k, non mi interessa scoprire come faccio delle ciambelle buonissime, venite anche di là, non si parla solo di ciambelle, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente. Bene, insomma, è un modo carino per dirvi vi aspetto anche sui miei altri due canali, ma soprattutto vi aspetto qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!